Bella a tutti ragazzi, sono il vostro caro amico guerriero Matte, siamo qui con... Corvina T! Che è l'artista per tarocca. Allora, lei è mia madre e visto che lei è fissata a questo gioco ho pensato di fargli fare qualche partitina, ecco. Io non prometto niente però, eh. Eh sì. Allora, se vedete che questo video durerà un pochetto di meno, è perché... Ne avevamo già registrato un altro e l'abbiamo perso. Vabbè, iniziamo, va. Aspetta, cambiamo il... Iniziamo, tieni. Vai. Pronti. Attento, via. Ah sì, è quella delle porte che si alzano e si abbassa. Quando salto devo premere X? No. Sì. No, guarda, devi premere il naso. Sì, no, devi premere X, devi premere X. Vai, seconda fila è buono? No, fa schifo. Ecco. Dai, ce la puoi fare! Dove? A sinistra, a sinistra! No! Alla prossima partita! Alla prossima partita! Sempre questo però! Vuoi che ti faccio questo round? No, ok. Che penso io. Però devi ascoltarmi, eh. Vai, sì, ma tu però spiegati. Allora vai avanti. Dai, a te. Prima fila. Continua ad andare avanti a te. Adesso vai avanti a te ancora. Salta. Vai avanti a te sempre. No. Ma io questo maritozzo mi sembra troppo pesante. Vai avanti. Cioè a sinistra. Ecco, bravo. Allora vai a... Sempre avanti. No, ok. Vabbè, ce l'hai fatta, no? Corvi. E vai a sinistra, a destra. Salta! No! No. Vabbè, c'è ancora... Ce la puoi fare. Pino. Vai al centro. Ma salta sto maritozzo. Che cosa significa? Sto sandwich, che è? Dai. Che schifo. Ma dai. Non senti... Vabbè, alla prossima partita. Allora, ecco, ovviamente mi capita la mappa che odio, che mi ero pure dimenticato l'esistenza. Dai, che ce la fai, credi in te. È difficile credere in te quando queste mappe sono fastidiose. Anche l'ultima fila? Guarda, sai che novità. Vedete, ecco il problema di questa mappa. Qui ci sono 200 persone che si accatassano l'una sull'altra e quindi si spingono indietro. Dai. Sta andando tutto bene, non si sa come. Quando gioco off camera mi va tutto bene e mi va tutto malissimo. Quando gioco on camera mi va perfettamente. Vabbè, mi sta pure bene così. Almeno non porto un video noioso in cui perdo sempre. Ok. Ecco, perfetto. L'ho detto io, l'ho detto. Tu Tado che non c'entri neanche niente, tu parli lo stesso, però vabbè. Salta. Come ne hai messo? I peccati capitali. Seven Dungeon, sì. Ok, salta. Jump! Ok, qui arriva la parte che odio. Perché ci sta una rampa sola? Per due checkpoint che le persone che stanno a destra la fanno accappottare e quelle di sinistra non ci possono andare. Voglio capire. Guarda. La fanno andare in aria. Che scatole.
Allora, probabilmente qui mi muoio. Non muoio? Non muoio, sì che muoio. No, io non ci vado a sinistra perché succede quello che è successo al dinosaurino qui. Dai! Vedi? Che noia! Sto gioco fa sclerare. Più di Fortnite. Ma tu stai zitto, Tado. No, però non è possibile. Ogni volta sta mappa è la mia debolezza dopo il climb di slime. Blim 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 blim. Eh no. Alla prossima partita. Che bello. Sì. Allora ragazzi, siamo qui nella mappa che fa sclerare a Corvina. Quella delle porte. O magari io ce la faccio. Vai, tu ce la fai. Vedo in te. E non ci credo affatto. Grazie. Scusa. Non ci credo affatto io. Sempre bravo. Ok, andiamo. Vai, 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 vai. Salta. Lo so fare. Corvi. Vai, non saltare. Dai! Sì, l'ho fatto. Grande, Matte. Vai, l'hai vendicato. Sì, ho vendicato le sue morti. Allora dai. Basta, Tado. Allora, eccoci qui nella mappa. Sto per iniziare, sto per iniziare. Ok, ok, allora. Concentrazione al massimo. Allora, stavolta proverò la tecnica inversa. Ossia che vado su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Questa è quella che non ho detto mai, voglio vedere se funziona pure questa. Di solito la tecnica giusta è quella di stare su solamente due o tre piattaforme massimo. Sì, sì, è quello che ho fatto. Però stavolta proverò questa, quella di giro. Mi è arrivato un tizio volante, tipo un gabbiano addosso, mi è arrivato. Attenzione, 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 ok. Piano, ok, 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 stavo per morire. Anche di paura stavo per morire. Qui ti fanno i jumpscare, le persone che ti sbucano dagli angoli ti vengono addosso. Quali sono gli angoli, vi starete chiedendo? Sono io? No, vabbè, cringe. Sono proprio ok. Ok, se non c'erano sti muri avevo perso, no, nulla. Ci sono sti due muri che se non c'erano avevo perso. Ma appunto, vedete, quella tecnica che sto adottando adesso fa schifo. Mi sono salvato proprio così. No, adesso di iniziare a utilizzare la mia. Ma te se muori così. A te. Dai, ok. Vai. Che freddo. Che freddo. Sì, infatti che freddo, fa un freddo, mamma mia. Non dirlo alla cameretta, ti prego. Già funziona tutto però. Allora. Oh no! Ok, oh no, questo qua non so se sono bravo a farlo oppure no! Dai! A
me sembra che non è il sole. Che scat. Non c'ha la coda. Non c'ha quella da Procion. Di Undertale. Oh no! Vai! Scappa. Che pigliotti! Scappa, ma te da qui! Qua è un posto non sicurissimo. Assolutamente poco sicuro. Perché ha una coda. No! Via! È stupido, poteva prendere la mia. Va bene. Oddio! Pian pianino, ciccettino. Pian pianino, ciccettino. Per favore, non mi rubare la mia coda! Mi hai staccato un pezzo di coda. Adesso me lo riprendo! E via, gallo del vicino non serve a nulla. Oddio. Ma cosa me l'ha rubata a 250 metri di distanza? Sì! Scappa! Via! Attento! No, ci sono i tizi senza coda! Ci sono i senza coda! Gli uomini mezza coda, mezzo sangue! Cosa? No! Questo mondo fa schifo! Che schifo. No, se questo qua era il round finale. Era il round finale. Perfetto, questo è il round finale. Allora, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video da Matte, Sabi e Corvina T. È tutto. Ciao!